Eutanasia, dal greco antico, composto di eu, bene, e tema di thanatos, morte. Nel pensiero filosofico antico, la morte è bella, tranquilla e naturale, accettata con spirito sereno e intesa come il perfetto compimento della vita. 2. La morte non dolorosa, ossia il porre deliberatamente termine alla vita di un paziente al fine di evitare, in caso di malattie incurabili, sofferenze prolungate nel tempo o una lunga agonia. Letteralmente, l'eutanasia sarebbe dunque il bel morire, la bella morte, calma e tranquilla, ed accettata serenamente, il compimento della propria vita, con un'uscita in punta di dita, senza dolore. Senza dolore, senza rancore, naturalmente, senza rumore, la bella morte è un nostro diritto, quando la vita ci dà lo sfratto, o ci ricorda, che siamo in ritardo, sia con la luce, che con l'affitto, perché piegarsi, perché soffrire, dateci solo un bel morire, come i filosofi, ma quelli vecchi, senza parole e senza specchi, che bel morire, come sono contento, vabbè, nella sfiga, vabbè, nella sfiga.